Buongiorno ragazzi, questa è la situazione al momento. Sta piovigginando, oggi mettevano acqua, quindi cercheremo di mettere via la roba in fretta prima che si metta a piovere veramente forte. Al momento ho smesso di piovere, ma ci sono quelle nuvole che si stanno avvicinando. Questo è il nostro riparo d'emergenza. Proviamo a far colazione. Ragazzi, è stata un po' difficoltosa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Anche il box è stato duro a chiuderlo perché la tenda l'abbiamo chiusa un po' alla bene meglio, perché un po' era bagnata lei, un po' c'era bagnato per terra e il cielo che minacciava pioggia. Alla fine siamo riusciti a far colazione senza bagnarci troppo. Siamo già andati in bagno e siamo pronti per partire. Abbiamo la batteria all'89%, 410 km indicati dall'infotainment. Andiamo a zerare il contachilometri e oggi vi portiamo in un altro bel passo. Vediamo chi di voi indovina dove vi porteremo oggi. Ok, stiamo uscendo dal campeggio, vi ricordiamo che ci troviamo a Livigno, circa 1850 metri d'altitudine. Ora, innanzitutto dovremo affrontare una bella salita per uscire da Livigno e poi ne dovremo affrontare un'altra più avanti e vedremo come si comporta la Kona coi consumi. Dopo circa 8 km abbiamo raggiunto Passo Eira, quindi partenza in salita, quasi 38 km per 100 km consumi, quindi direi abbastanza alti. 76% è scesa la batteria. Abbiamo attraversato la dogana sul passo Foscagno e ora siamo ufficialmente dentro la nuvola. Stiamo scendendo verso Bormio, Scesi sotto le nuvole. però comunque il panorama rimane tutto un po' nuvoloso, quindi non c'è molto da vedere, diciamo. Direzione Bormio, questa bella discesa ci sta facendo guadagnare un sacco sui consumi, siamo praticamente 8 kWh per 100 km e anche la batteria sta aumentando. E vedremo che risultato avremo quando arriviamo a Bormio, ma soprattutto vediamo se indovinate, una volta arrivati a Bormio, quale sarà la nostra direzione.
siamo arrivati praticamente a Bormio, la discesa direi che è finita. Abbiamo fatto quasi 38 km, con il consumo è sceso a 4,6 kWh per 100 km, addirittura siamo arrivati a 3,8 poco prima, qui c'è un po' di salita. E la batteria è all'87%, 402 km d'autonomia e adesso facciamo vedere dove stiamo andando. Qualcuno di voi aveva indovinato? Andiamo verso le nuvole e la pioggia? Speriamo che esca il sole. La salita comincia già a farsi sentire, siamo già saliti di almeno 200 metri di quota e abbiamo appena passato il tornante numero 35, quindi sono tutti numerati con una bella tabellina in legno con indicato il numero del tornante e l'altitudine. Quindi continuiamo a salire e non solo noi saliamo, anche i consumi. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Questa è la strada che andremo a percorrere, un po' di tornanti direi. Mancano gli ultimi 2 chilometri, gli ultimi 10 tornanti, siamo usciti dalle nuvole più basse, ne sono ancora sopra ma si sale ancora, siamo a 2625 metri. Ok, siamo arrivati su in cima, abbiamo un 73% di batteria con 331 km di autonomia indicata dall'auto. I consumi alla fine non sono neanche altissimi perché abbiamo giovato della discesa da Livigno arrivare fino a Bormio. Siamo comunque a 21,8 kWh per 100 km, 57,3 km percorsi. Ci troviamo sul passo dello Stelvio, 2758 metri d'altitudine. Lo Stelvio è il valico automobilistico più alto d'Italia, nonché il secondo più alto d'Europa, dopo il Col de l'Isaran. Sono le 9.50 circa e sta piovendo. Ci fermiamo un attimo nella speranza che smetta almeno di piovere per fare due passi. Ecco che Jenner ha trovato un modo per passare il tempo, dato che aspettiamo che smetta un po' di piovere. Non mancano mai questi. Ma c'è ragazzi che
Che merenda dei campioni che abbiamo oggi. Qua non smette di piovere, ci diamo al cibo. Ci sono 8 gradi oltretutto. C'è freschino, là. Sì, ci sono 8 gradi, anche freschino. Questo qua Come riempire la macchina di briciole, ragazzi? non da segni di vita sarà. La carica. Intanto Yanner controlla i power bank in carica. In carica la lampada. Sembra un video già visto, sembra di essere in Islanda Reykjavik, ma è normale che noi becchiamo sempre quest'acqua. Non lo so, proviamo a fare due passi. Niente ragazzi, qua continua a piovere, c'è un bel freschino, continuano ad esserci 8 gradi, quindi niente, noi ripartiamo. Purtroppo non riusciamo a farvi vedere un granché di panorama, ci dispiace, ma purtroppo il meteo è così, oggi va così. E quindi niente, ripartiamo, nuova discesa e poi un'altra salita, ma d'altronde siamo in montagna, quindi è tutto salite e discese. Iniziamo la discesa piena di tornanti, anche qui andremo a rigenerare, quindi a ricaricare la batteria. Al momento ci sono fiumi di acqua per terra da tanto che piove. Siamo a 38 tornanti, ma non sono ancora finiti. Ragazzi, siamo arrivati al 48esimo tornante. Con tanto di cascata. Contatto di casca bellissimo. In questi 48 tornanti abbiamo fatto circa 1400 metri di dislivello. Per arrivare a fondo valle ce ne sono altri circa 400. Ma in che posto siamo venuti? È veramente pazzesco. Le curve sono molto impegnative perché sono tanti tornanti e molto stretti. Le strade sono molto strette, il traffico è abbastanza impegnativo. Ci sono anche cantieri. Per cui sicuramente è una strada abbastanza impegnativa. Abbiamo fatto circa 1800 metri di discesa e è veramente una goduria farla con l'auto elettrica perché non si tocca praticamente mai il freno, quindi non si ha surriscaldamento dei freni e in più si fa tutto con un solo pedale. Ma soprattutto una domanda che ci hanno fatto a Livigno, un signore mi chiedeva parlando così dell'auto elettrica, mi diceva ma in montagna però consumerà parecchio e in realtà non è vero. Vi facciamo vedere quali sono i consumi. La realtà è che in salita, soprattutto se la salita è molto ripida, i consumi sono molto alti, come abbiamo visto anche in precedenza. E poi però in discesa la frenata rigenerativa la fa da padrona. Se la macchina ha una buona frenata rigenerativa, riesce a recuperare veramente tantissima energia.
abbatte i consumi della salita. E alla fine, visto che in montagna la velocità media rimane comunque molto bassa, i consumi medi tra salita e discesa si abbassano veramente tanto. Noi ora abbiamo 7,3 kWh per 100 km di consumi, anche perché siamo partiti da Livigno che era a 1800 metri e ora siamo a circa 950 metri. Però comunque abbiamo fatto 80,7 km con un 8% di batteria, perché siamo partiti con l'89%, ora siamo all'81%. L'infotainment dice ancora 369 km di autonomia e abbiamo percorso 80,7 km. A questo punto direi che proseguiamo in direzione. Dobbiamo dirlo, è una sorpresa. Lo diciamo, dai. Andiamo in direzione del passo di Resia. Oltre al grande dislivello di altitudine, c'è anche un discreto dislivello di temperatura, perché su al passo dello Stelvio c'erano 8 gradi, qui giù invece ne abbiamo 18, quindi insomma si sta decisamente meglio. Il video di oggi probabilmente terminerà qui. Mi raccomando ragazzi, se volete continuare a seguire le nostre avventure, iscrivetevi al canale. Mettete un like se il video vi è piaciuto, lasciateci pure un commento qui sotto, li leggiamo molto volentieri. Quindi proseguiamo al prossimo video. Al passo Resia.